the sounds that carry me so far away. The freedom now, forever I'll be bound. Dream of the south, or where the sun's so paramount. To the seasons I'll spend my time here now. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling onwards. Won't you ever let them go? But tell me at what cost. I'll find the ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these dreams of mine. When it's right to step out of line, I'll be waiting, waiting a zebra form, and I'll find my ticket to ride. Leaving the ground to carry on this warm embrace. I'm deep in now, sanctuary found. Thoughts on a boat are washing in like ocean waves. So let me drown, no, never let me down. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling onwards. Won't you ever let them go? Tell me at what cost. I'll find the ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these hopeless dreams of mine. When it's right to step out of line, I'll be waiting, waiting to see my fall. And I'll find the ticket to ride. All I wanted to find is a place that I call paradise. Match valido per la fase eliminazione diretta che promette spettacolo. Solo una potrà proseguire il proprio cammino. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Ripeto, puerta 4, sector 2-2. Buonasera a tutti gli amanti del grande calcio, siete in tanti per una sfida che si pronuncia davvero interessante. Un grande benvenuto a tutti gli amici da casa, Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti a raccontarvi questo match. Gara non ancora decisiva, ma che potrebbe permettere a una delle due squadre di fare un passo avanti verso la qualificazione alle semifinali. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. Ospiti che si presentano come grandi favoriti a questa doppia sfida, vedremo se il verdetto del campo confermerà il pronostico della vigilia. Di sicuro tutta la pressione è su di loro e spesso questo non aiuta. Questo è l'11 di partenza della Real Sociedad. Il loro piano tattico abbastanza chiaro, semplice: 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo, che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Ecco la formazione della squadra ospite. 3-5-2 è il modulo di partenza per questo match. Modulo in grado di garantire un'adeguata copertura in difesa e il giusto sostegno alle punte, a seconda della fase di gioco, ovviamente. Gara iniziata, squadre che si affrontano per la data di quarti di UEFA Europa League.
Stefano, con quale atteggiamento pensi sia sceso in campo la squadra di casa? Possiamo aspettarci anche oggi la tattica del tutti dietro? Efficace del resto in altre occasioni? Da chi gioca in casa mi aspetto che provi a fare la partita, difendersi a oltranza. Beh, non mi sembra la soluzione migliore anche per il pubblico che ha pagato il biglietto e che preferirebbe assistere a un match giocato più a viso aperto. A metri sulla fascia, ha spazio per andare. Vediamo cosa inventa ora. Palla riconsegnata agli avversari. Occhi puntati su questo giocatore, potrebbe rivelarsi davvero decisivo. È uno che partecipa alla manovra proponendosi e dettando il passaggio ai compagni. Un motorino perpetuo. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Gran palla a scavalcare la difesa. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Allontana bene il difensore. Matteo, ti chiedo un aggiornamento sulle condizioni del giocatore infortunato. Ci sono delle novità? Pier deve avere un problema alla spalla. A giudicare anche da come corre, sembrerebbe più una contusione dolorosa che altro. Per ora decide di andare avanti. Ricevuto. Grazie, Matteo. Palla che finisce fuori. Può andare. Situazione di parità, fanno girare il pallone. Può ricevere una posizione interessante. 1-0, il gol che apre le marcature. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Michel Merino. David Silva. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Aspetta il momento giusto. Conclusione murata. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Merino. Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. La sventagliata a cambiare gioco. Palla larga. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. David Silva. Efficace il possesso palla della Real Sociedad. Gol, conquistano la parità. E questa è una soluzione elegante, poteva anche andare di potenza da lì. È uscita fuori una traiettoria imparabile per il portiere. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Apre sulla fascia. Gran palla.
Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Ferma l'attaccante e sventa il pericolo. Perdono il possesso del pallone. Intercetta bene il passaggio e non era facile. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Il colegiato ha indicato che avrà un minuto di descuento. Isaac. Ecco Silva. Opportunità per il cross. C'è spazio per andare. Porta avanti il pallone. Respinge il difensore. Chance importante dalla bandierina per mettere la freccia e passare a condurre. La mette in mezzo. Smette il pericolo e allontana. Hanno un'altra chance da calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Un altro pallone in mezzo. Silva. Primo tempo in archivio sul punteggio di parità che non pregiudica le chance di qualificazione delle squadre. Sono d'accordo, Pierre, manca ancora. Secondo tempo del match valevole per l'andata dei quarti di UEFA Europa League. Occhio al cross. Attenta qui la lettura del difensore. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. L'intervento del portiere su un bel colpo di testa. Vediamo cosa inventa ora. Tackle pulito, pallone riconquistato. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì, conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Alex Moreno premia la corsa sulla fascia. Può colpire da lì. Isaac. Palla pericolosa, bravissimo qui. Occhio all'avanzata. Si libera alla grande. Palla ribattuta ma non è finita. Magnifica lettura difensiva. Occhio perché ci sarà un cambio. Può metterla in mezzo. Ha recuperato palla, non c'è fallo, dice l'arbitro. Partono in contropiede. Oyarzabal. Cerca il sostegno dei compagni. Oyarzabal. Servito David Silva. Cercano spazi. Mikel Merino. Grande opportunità. Decisivo qui il tackle. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Attenzione perché è pericoloso. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il pallone in rete. Il pressing qui ha dato i suoi frutti, permettendo di recuperare palla e battere il portiere.
Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito di fatto il gol. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. È un gol pesantissimo questo. Probabilmente hanno anche saputo approfittare di un momento di disattenzione degli avversari che ormai si aspettavano di concludere la partita in parità. Ribalta sul fronte opposto. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Isaac. Portu. Bravissimo qui il difensore che recupera. Provano con il pressing. Contrasto efficace per David Silva. Occhio alla palla gol. Isaac. E c'è la rete. Un gol che li ripaga dei loro sforzi per recuperare la palla. Bravi. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Guadagna metri. Interrompe bene l'azione lungo l'out. Bravi qui a bloccare tutto. Entra in modo perfetto. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Portu. Portu, grande risposta e il portiere recupera il pallone. Ancora 5 minuti da giocare. A campo sulla fascia. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Occasione. Palla gol che poteva riaprire il match nel finale. Da lì doveva almeno impegnare il portiere. Viene ammonito dunque per il precedente fallo prima del vantaggio, no Stefano? Sì, sì, sì. Non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. Siamo entrati dai... gli ultimi 180 secondi di gara. Oyarzabal, giocata interessante per il compagno. E salva proprio sulla linea. Bravo e fortunato Pierluigi. Ecco William José. Oyarzabal, grande recupero in area. Si riparte col calcio d'angolo. Buona fin qui la sua prova, sicuramente fra i migliori in campo. Era sicuramente tra gli osservati speciali e a guardare le statistiche sui tiri in porta e sui gol fatti,
si capisce perché. Un vero. L'arbitro fischia tre volte, esultano i padroni di casa per questa vittoria che non dà ancora la certezza, ma